Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi vado a parlare delle maxi enduro, maxi adventure che possiamo trovare sul mercato nel 2023. Ho fatto una selezione e appunto per questa serie di video vi devo fare una precisione sul video precedente delle moto di media cilindrata sulla V85 TT della Moto Guzzi che nel 2023 esce con le gomme tubeless, quindi devo fare questa correzione. Se volete vi metto il link in alto a destra del video di cui sto parlando. Comunque andiamo a parlare delle maxi enduro, maxi adventure del nuove del 2023. Partiamo con la regina delle moto maxi enduro, una delle moto più vendute, anzi dopo penso la TRK 500, è sempre la moto più venduta in Italia, che è la BMW GS 1250. Prezzo di listino siamo a 20.350 base. Io ho selezionato tutte queste moto che vedete, sono le moto base, più base possibile, e sappiamo benissimo che comunque questa moto è, diciamo, super blasonata, super perfetta, ma si fa pagare soprattutto negli accessori che costano davvero tanto. Sicuramente possiamo andare a mettere qualcosa aftermarket, ma se vogliamo tutto originale, sicuramente gli accessori BMW sono tra i più costosi. È comunque una moto perfetta per chi comunque ha già, penso, una certa esperienza. Comunque sicuramente se è lì sempre in vetta a livello di vendite, ci sarà un motivo. Passiamo alla prossima moto. Secondo me è una delle moto più accattivanti del mercato, anche se il prezzo, diciamo, almeno per me è molto alto, però sicuramente sarebbe per me un sogno avere questa moto, ovvero la KTM 1290 Adventure, modello base, appunto quello che vedete, a 21.100 euro ragazzi. Però sicuramente è una delle moto che a livello touring e adventure, appunto, sicuramente è una gran moto ragazzi, una gran moto. Passiamo alla prossima moto che ho anche avuto modo di testare, che è questa, arriverà l'immagine, ovvero la Harley Davidson Pan America. Quest'anno arriva a un prezzo di 20.700 euro. Diciamo, il prezzo di questa moto è partito abbastanza bassino, mi ricordo i primi anni costava sui 16-17 mila euro, se non mi ricordo male. Adesso siamo già arrivati a 20.700. Comunque moto che secondo me deve piacere a me, come linea piace, visto che comunque da ragazzo ho sempre avuto la passione per le custom, mi piacevano molto le custom, e vedere una moto adventure con, diciamo, un'idea, una linea un po' più custom, diciamo che per me è bello. Poi una moto ben fatta, sicuramente è stato un test di mercato di Harley Davidson che comunque sembra essere andato abbastanza bene. Passiamo alla prossima. Con questa siamo a 19.795 euro. Anche questa ho avuto modo di provarla, che questa, la Triumph Tiger 1200, sicuramente signora moto, elettronica a non finire. Sicuramente l'elettronica, ragazzi, come anche le moto che vi ho fatto vedere prima, diciamo, è presente ed è molto importante, quindi
i prezzi anche per questo motivo crescono un po', soprattutto per anche le componentistiche elettroniche che montano queste moto. Ci sono le sospensioni semiattive, ci sono tante cose che comunque influiscono anche molto sul prezzo. Prezzo che non si può andare un po' a contenere con le prossime moto che vado a farvi vedere. Prima moto, ragazzi, che vi propongo a un prezzo un po' più basso di quello che avete visto è questa, la Kawasaki Versys 1000. Questa qua di listino e base viene a 15.440 euro, prezzo sicuramente concorrenziale rispetto alle top di gamma. Comunque abbiamo un 1000 di cilindrata con oltre, dovrebbe arrivare a 120 cavalli questa moto, quindi già importante cavalleria. Comunque un motore 4 cilindri che spinge anche tanto, quindi sicuramente è da valutare come moto. È, diciamo, rispetto alle altre due che stanno per arrivare, è un po' più stradale, visto che comunque, diciamo, a livello di linea così sembra un po' più sportivetta, un po' più sportiva, però sicuramente magari qualche sterratino lo possiamo fare anche con questa. Passiamo alla prossima moto. Prossima moto che, diciamo, a livello diciamo enduro stradale è una delle migliori qualità e prezzo, ovvero questa Africa Twin, che in questo modello, in questa versione base, diciamo, viene data a 15.190 euro, un prezzo più che onesto a mio avviso per quello che propone questa moto, che comunque, diciamo, che non richiede presentazioni. Si vanno ad aggiungere 1000 euro a questo prezzo, ovvero arriviamo a 16.190 euro per la versione con il cambio DCT. Altra moto che, per chi segue il canale, conosce bene, è la V-Strom 1050. In questo caso io ho la 1000, questa è la 1050, che viene 15.990. questa è la nuova 1050 DE, colorazione questa che vedete in foto, a me piace tantissimo, gialla con qualche tocco blu, a mio avviso spettacolare. Moto che comunque affidabile, con non tantissima elettronica, anche se piano piano anche Suzuki sta aumentando l'elettronica, e devo dire che comunque a questo prezzo, qualità prezzo, ragazzi, direi che farei lo stesso discorso dell'Africa Twin, ovvero è una moto tutto fare che sicuramente diciamo ci può dare grandi soddisfazioni a un prezzo, diciamo, molto inferiore dei BMW ed altre. Passiamo all'ultima moto, che è una moto italiana ed è la Ducati V4, la Ducati Multistrada V4, che arriva, ragazzi, a un prezzo di 19.990 euro. Intendo comunque la versione base, poi ci sono altre versioni che costano di più, però questa versione base, 19.990 euro. Motore è quello, diciamo, tra questa categoria il più potente, ragazzi, un 1200 V4, davvero davvero bello spinto. Diciamo, farei lo stesso discorso della Versys 1000, la Kawasaki Versys, ovvero è un prontanta un po' sul più la strada, sullo stradale, mentre magari possiamo dire che la V-Strom, l'Africa Twin, diciamo che anche gradiscono magari anche un po' di più rispetto a queste moto, resistono un po' di più quello che è l'off-road.
Ok ragazzi, io concluderei qua questa carrellata di moto maxi enduro. Arriveremo nel prossimo video con una lista di moto sempre adventure, di cilindrate diciamo 900, arriveremo massimo a 890, quindi 900-950, che diciamo è un po' il settore intermedio tra le medie cilindrate e le maxi, anche perché i prezzi diciamo tra queste due categorie variano un pochino, anche se non tantissimo, però un pochino. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vado a un po' dirvi quelli che sono i prezzi e una piccola carrellata di queste moto, o arriveranno altri video del genere. Spero che vi piacciono, se vi piacciono mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video, e presto arriveranno altri video di questo tipo e anche, si spera, qualche viaggetto. Quindi ragazzi, grazie mille e alla prossima, ciao ciao!